Vuoi fare qualcosa di creativo? Abbiamo alcune idee fantastiche per te. Le sneaker bianche sono molto popolari, ma quando vedi le persone con le scarpe colorate, inizia a diventare un po' invidiosa. Voglio dire, rispetto alle loro, le tue scarpe da ginnastica sono così semplici, ma puoi modificarle se hai dei pennarelli. Scegli i tuoi colori e crea un design unico per le tue scarpe. Segui il bordo della suola con un pennarello nero. Disegna un motivo sul tessuto. Non dimenticare neanche i lacci delle scarpe. Ecco le tue nuove fantastiche scarpe grafiche. Non sono più noiose, vero? Anche il cattivo scherzo di un amico può portare un po' di creatività. Buh! Che paura! Perché mi è spaventata così? Quindi, cosa dovremmo fare con quella macchia sul muro? Non ti preoccupare, mescola le vernici con un pennello. Aggiungi il viola. Un po' di rosso. Sfoca i bordi e mescola i colori tra loro. Cosa stiamo ottenendo? È lo spazio! È bellissimo! E per mantenere il bordo uniforme, utilizza il nastro adesivo. Ora usa il righello per aggiungere delle gocce di vernice bianca. In questo modo. Vera polvere di stelle! Disegna le stelle con un pennello sottile. Sagome nere di alberi. Che bello! Ora è la tua finestra personale per guardare nello spazio. È fantastico! Adoriamo i nostri gatti, tranne il fatto che il mio portatile sembra aver litigato con degli artigli molto affilati. Chi è stato? Perché? Beh, non c'è bisogno di sgridare il piccolo peloso. Invece cerca un modo per nascondere i graffi sul computer. Fai un disegno con un pennarello indelebile. Innanzitutto disegna le zampe, quindi la testa e il corpo di un gatto. Aggiungi le zampe e una coda. Colore e aggiungi piccoli dettagli. Anche i graffi diventeranno parte del design. Avremmo sempre voluto farlo. Penso che sia fantastico. E il computer non è danneggiato, è decorato. Oh, che fila lunga. Perché sono tutti in piedi quando c'è una panchina? Cos'è quello? Un cartello che dice vernice fresca. Ora capisco perché ci sono così tanti posti liberi. Oh no, mi sono rovinata la giacca. Un pochino. Ho delle strisce rosse sulla schiena, quindi cosa faccio adesso? Devo trasformare questa giacca in un grembiule? No, abbiamo un'idea migliore. Avrai bisogno di pittura e di un pennello. E poi lascia che avvenga la magia. La magia dell'arte, ovviamente. Disegna sul tessuto sopra le macchie. Disegna delle labbra luminose. Aggiungi un po' di volume con la pittura scura. Ora disegna i denti. Aggiungi un po' di nero. Applica dei cerchi neri decorativi con un pennello spugna. È proprio come la pop art. Sembra così audace e luminosa. E pensare che sei uscita di casa con una giacca noiosa. Una delle cose che usi di più a casa è l'interruttore della luce. Viene sempre toccato. E non sempre con le mani pulite. Non c'è da stupirsi che il muro attorno adesso si sporchi velocemente, quindi cosa facciamo? Decoriamo! Disegna tutto ciò che ti viene in mente con un pennarello indelebile. Nel nostro caso abbiamo disegnato uno scheletro divertente, ma è carino, vero? Dipingilo di nero sul contorno. Penso che sia stato fulminato. Quindi prendi un po' di vernice al neon, mettila sulle parti bianche del disegno. Ora sarai in grado di vedere lo scheletro anche quando la luce è spenta. Un disegno divertente decorerà la tua stanza e nasconderà eventuali difetti sul muro. A volte le idee creative sono letteralmente proprio di fronte a te. Motivi geometrici? Facciamoli! Un noioso comodino bianco, nastro decorativo sottile e un po' di immaginazione. Ora puoi iniziare. Colora le figure con la pittura acrilica. Usa un pennello spugna. Quando la pittura si asciuga, rimuovi con cura il nastro e ottieni una stampa davvero fantastica. Wow! Un comodino normale trasformato in un mobile di design. Wow, sembra davvero unico! Alla base di qualsiasi forma di arti marziali c'è la pratica fino alla perfezione. Ma a volte la pratica porta alla distruzione e alle cose rotte. Ma cosa facciamo adesso con tutti questi mobili? Li buttiamo via? No, c'è un'opzione migliore! Combiniamo le parti di un piano di lavoro rovinato. Avrai bisogno di pittura acrilica. Stendi la pittura blu sul legno con un pennello. Aggiungi un po' di bianco. Sfumalo. Crea un disegno sotto forma di quattro quadrati. Disegna un tronco d'albero nero. Disegna il suo riflesso. Aggiungi macchie di pittura bianca con due pennelli.
prendi una ciambella per chignon. Distribuisci la pittura sul quadro blu. Fai la stessa cosa con il rosso dall'altra parte. Non dimenticare di disegnare l'erba e una cima verde per l'albero. Fatto! Hai fatto un disegno con le quattro diverse stagioni. Appendilo al muro e divertiti! Alcune donne hanno sempre gli stessi problemi. Trucco rovinato, dolci, tonnellate di fazzolettini e un cuscino per tuffarci la faccia. Ops, c'è il trucco su tutto il cuscino. Meno male che la mia amica sa cosa farne. Avrai bisogno di un set di pennelli da trucco. Lavoriamo su questo piccolo ritratto. Colora il viso e le labbra. E anche degli occhiali da sole in un'elegante montatura bianca. E naturalmente i capelli. Disegna un cappello a strisce per completare il look. Mentre la sua povera amica piangeva a fiumi, ha creato un nuovo design per il cuscino. È la cosa perfetta per confortare la tua povera amica. Penso che abbia funzionato. E il cuscino è salvo, il che è fantastico. Innaffiare i fiori sembra un normale lavoro di routine. Niente di creativo o speciale. Ma solo all'inizio. Copri la parte inferiore di un vaso di fiori bianco con il nastro adesivo. Applica la pittura d'argento con un pennello spugna. Rimuovi il nastro adesivo e disegna una faccia carina sulla parte inferiore. Prima fai un semicerchio blu. Aggiungi gli occhi e un naso. Ora aggiungi delle orecchie bianche. E le guance rosa. Che simpatico orso! È così carino! Puoi anche trasformare gli altri vasi in simpatici animali. Usa la tua immaginazione. Un simpatico animaletto non è più divertente di un vecchio e noioso vaso di fiori. Flora e fauna in un unico posto. A volte puoi rovinare qualcosa mentre lavori. Ecco, i tuoi jeans preferiti sono stati colpiti da un pennello nero. È un peccato. Va bene, puoi risolvere in modo creativo. Disegna sull'incidente con un tratto pen. E poi puoi fidarti della tua immaginazione. Disegna quello che vuoi. Abbiamo disegnato un ritratto avant-garde. Aggiungici delle linee bianche. Fai un disegno anche sull'altra gamba. Stai andando alla grande! Nessun altro ha dei jeans come questi. Sono un ottimo inizio di conversazione. E se non fosse per il disegno, sarebbero solo dei noiosi jeans. Per la prossima idea avrai bisogno di una tela bianca e figurine di cervo di carta. Inumidisci il cervo con acqua. Metti le stelle scintillanti in cima. Accendile. Falle bruciare fino alla fine. Togli i modelli di carta. Ci sono delle chiare sagome di animali sulla tela. E ora prendi le ceneri delle stelle scintillanti. Mettile tra i tronchi degli alberi. E bruciale con un accendino. Termina il paesaggio con la punta di un fiammifero bruciato. Che bella immagine! Voglio appenderla subito al muro. Il Louvre accetta nuove opere? Non a tutti piace stirare, soprattutto quando una montagna di abiti spiegazzati cresce proprio davanti ai tuoi occhi. Una conversazione telefonica con un'amica alleggerirà un po' la tensione, ma il ferro lasciato a lungo sulla maglietta sicuramente non... Oh no, un'enorme macchia sul tessuto! Ah già, ho bruciato la sua maglietta preferita! È completamente rovinata! Non preoccuparti, non è un disastro, se diventi creativa. Che cosa sembra? Pensaci! Penso che sembri uno squalo. Bene, allora finiamo il disegno. Il ferro funzionerà. Un'altra mascella. Una pinna affilata. Fatto! E ora prendi la pittura acrilica e un pennello. Disegna i denti dello squalo. E gli occhi. Ripassa il disegno con la pittura nera per contorni. Di conseguenza, invece di una normale maglietta, il tuo amico riceve un'opera d'arte unica. Con una stampa unica nel suo genere. Io penso di essermela cavata. Ti sono piaciute le nostre idee di disegno? Bene, allora commenta subito e dici quale utilizzerai nel tuo prossimo progetto. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere altre idee creative e brillanti di Trum Trum!